Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Guitar Tribe. Io sono Elia Garutti e in questa nuova lezione della mia collana Supercharge Your Chord voglio farvi vedere come arricchire una sequenza di 4 accordi. Inseriremo armonizzazioni con le quadriadi, drop chord, accordi quartali ed altro. Ricorda, ti lascio qui giù in descrizione il link a tutta la mia playlist e alla mia collana di lezioni. Ed ora partiamo! Ok, analizziamo ora i 4 accordi presenti nel nostro esempio. Il primo è un Do maggiore settima, il secondo è un Sol minore settima, il terzo è un Fa maggiore settima e il quarto un La bemolle maggiore settima. Attenzione, do per scontato che voi sappiate già che cosa sono le quadriadi. Avremo modo di approfondirle in dettaglio nelle prossime lezioni più avanti. Il primo accordo, il Do maggiore settima, ho scelto di unire due forme, un drop 2 con un drop 3. E di andare poi a completare con un Do sesta, la nota La è presente dentro l'accordo, che possa giocare in hammer on con questa forma in barré che si presta molto bene. Eccolo qua. Velocemente spieghiamo che cosa sono i drop, anche se avremo modo di trattarli in una lezione dedicata più avanti. Immaginiamo di avere le note del nostro Do maggiore settima, Do, Mi, Sol, Si. Numeriamo il Si come numero 1, il Sol 2, il Mi 3 e il Do come numero 4. Nel caso del drop 2 prendiamo il Sol e la portiamo al basso. Nel caso del drop 3 prendiamo il Mi e lo portiamo al basso. Andiamo avanti ora con il secondo accordo, che è un Sol minore settima. In questo caso ho scelto di arrivarci con una forma in drop 3, questa, e di creare un passaggio all'interno della pentatonica minore di Sol, facendo degli intervalli di quarte e di terze. Di quarte cosa vuol dire? Il Sol sarà suonato insieme al Do che è la sua quarta, il Si bemolle insieme al Re che è la sua terza, così per tutta la scala. Noi ovviamente ne prenderemo un frammento. Se ti sta piacendo questo video, lasciami un like, condividilo sui tuoi social, iscriviti al canale anche per rimanere collegato con tutte le prossime lezioni. Andiamo nel terzo accordo che è il Fa maggiore settima, la prima forma. Tutte le nostre note sono in fila, fondamentale, terza, quinta, settima e di nuovo una terza al canto, mentre nella seconda forma abbiamo l'inserimento della nona, cioè la seconda per l'accordo, la nota Sol per il Fa. Mi piace poi in questa forma creare un hammer on tra Re e Mi, cioè tra la sesta e la settima dell'accordo, per poi completare con di nuovo un drop 2 che però contiene solo la sesta, quindi la nota Re per il nostro Fa. E in questo drop 2 la particolarità è che abbiamo la quinta al basso, cioè la nota Do. Eccolo qua. Il quarto accordo è il La bemolle maggiore settima, di nuovo un drop 3 che ho aperto in una forma un pochino più brillante, dove le note anche qui sono in fila, fondamentale, terza, quinta, settima, per poi andare a prendere un frammento di armonizzazione della scala, cioè armonizzeremo la terza e la seconda con una forma che fa cantare appunto la terza e una forma che fa cantare la nona o seconda del nostro La bemolle. E anche qua in questa forma mi piace usare l'hammer on e pull off. Ok. Eccolo qua. Ti lascio il link in descrizione al PDF e alle backing track su cui ti puoi allenare. Ok, il nostro giro riparte da capo, quindi il Do rimane uguale, non lo stiamo a spiegare, mentre il Sol ho fatto una variante. Ho preso un accordo quartale.
Che cosa vuol dire quartale? L'accordo invece che essere strutturato per terze è strutturato per quarte. Cioè abbiamo Sol, poi una quarta Do, poi una quarta Fa, eccetera eccetera. Quindi all'interno dell'accordo è presente anche la quarta o undicesima. La forma che ho usato è questa, unita a un'altra che è questa qui, un pochino più acuta, che mi permette di andare a recuperare la nona dell'accordo, cioè la nota La, per anche qui creare un piccolo Amerone pull-off che muove un po' l'accordo. Dopodiché abbiamo un piccolo frammento all'interno della pentatonica minore di Re. Perché pentatonica minore di Re sull'accordo Sol? Ho pensato che il Sol possa essere il secondo grado di Fa maggiore e Re minore, essendo la relativa minore di Fa maggiore, ci offre appunto questa pentatonica che può funzionare sull'accordo Sol. Andiamo poi a prendere il terzo accordo, il Fa maggiore settima, che l'idea qui è di mantenere l'accordo con la sua terza al basso. Difatti avremo la presenza della nota La al basso. In più, in questa forma molto moderna, c'è dentro anche la nona e suona molto bene. La fondamentale sarebbe qui. La seconda forma invece è un drop 2 sempre di Fa. In questa posizione anche questa secondo me è molto moderna. Insieme stanno bene. L'ultimo accordo, in La bemolle maggiore settima, ho armonizzato un frammento di scala, quindi terza, seconda, prima, con una forma che armonizza la terza, una forma che armonizza la seconda e una forma che armonizza la fondamentale o la prima nota dell'accordo. Ok, per chiudere invece abbiamo una forma che armonizza la quinta e succede questo. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa piccola prima lezione, avremo modo di approfondire le nostre quadriate e i nostri accompagnamenti pian piano lungo l'arco di questa collana, quindi vi invito a seguire il canale Guitar Tribe, a rimanere collegati con noi per avere tutti i prossimi aggiornamenti e quindi sempre più esempi e esercizi da provare sui nostri accordi. Un grande saluto da Elia Garutti, ci vediamo alla prossima!